Infiltrazioni d'acqua nella scuola primaria di Roveleto di Cadeo, dove sono in corso lavori al tetto. Lunedì lezioni sospese, da martedì nuova collocazione per le classi. Tre ladri incappucciati hanno fatto razzia all'interno di una lavanderia automatica a Cassè San Giovanni, bottino irrisorio ma danni ingenti. Ieri sera su Tele Libertà, focus sulla sicurezza a Piacenza. Brutte notizie per chi ha saltato una visita programmata con l'ASL di Piacenza, non ha disdetto l'appuntamento. Nel mese di ottobre sono pronte a partire 5.700 sanzioni. Oggi ADMO in Largo Battisti per sensibilizzare sulle donazioni. Applausi per la sfilata benefica andata in scena ieri sera all'ex Carmine. Oltre 3.000 euro sono stati raccolti per i progetti in Etiopia di Suora Albina, delle Suore della Provvidenza. La Gas Ace Blue Energy scende in campo oggi alle 18 a Monza per la seconda di Superlega. Sarà anche la sfida dei due ex monzesi Galassi e Mar. Tutte le altre notizie sono disponibili sul sito liberta.it.